Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Pasquale Slab. Le valvole che state osservando sono dei componenti particolari che nel gergo comune sono chiamate occhio magico e servono come indicatore di livello. E questi componenti venivano usati nelle radio antiche e anche nei registratori a bobina. Nelle radio venivano usati per indicare la perfetta centratura della stazione radiofonica da ricevere, e invece nei registratori a bobine venivano utilizzati per indicare il livello del segnale audio che veniva registrato. E quindi, servendosi di questi componenti, si aveva un feedback proprio sul livello audio registrato e anche sulla perfetta centratura della sintonia. E se siete curiosi di sapere come funzionano questi componenti, come sono costituiti e come si utilizzano, allora vi consiglio di seguire il video e allora ci rivediamo dopo la sigla. This could be us. So back to what I was saying. Ed eccoci ritrovati per il video conclusivo dell'anno. Innanzitutto auguro un buon Natale a tutti e quindi concludiamo l'anno proprio con questo componente particolare che avete visto nell'introduzione. Però al solito prima ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto e gradisce questo tipo di contenuti, di considerare l'ipotesi di iscriversi al canale e anche di attivare la campana delle notifiche in maniera tale che rimane sempre aggiornato su ogni video che io pubblico la domenica alle ore 12. E quindi, detto questo e fatta la dovuta introduzione, allora a questo punto prima seguirà una spiegazione teorica dove viene illustrato che cos'è l'occhio magico e perché ha preso questo nome, e poi si vedrà anche una applicazione circuitale, cioè io ho questo componente e come lo utilizzo per ad esempio fare un indicatore di livello. E in questo caso verrà descritto uno schema elettrico tipo. E poi vi consiglio di guardare il video fino alla fine, perché sempre utilizzando questo occhio magico intendo anche farvi gli auguri con un pezzo suonato, e vedrete proprio il livello sonoro indicato da queste due valvole qui. E quindi a questo punto vi lascio alla continuazione del video. Prima di passare alla visione pratica dell'effetto dell'occhio magico, vediamo come è costituito e anche qual è la sua specifica funzione e anche quali tipi di occhio magico si possono ancora trovare. E quindi cominciamo col dire che l'occhio magico è, come si vede anche dall'aspetto esteriore, è una valvola a tutti gli effetti. Infatti all'interno contiene proprio una valvola in tutto e per tutto, e poi ha altri elettrodi in più che servono a deviare il fascio di elettroni che emette il catodo, e questi vengono poi convogliati su uno schermo che è stato coperto di fosfori, generalmente fosfori verdi. Quindi questi elettroni che colpiscono questi fosfori poi illuminano una determinata parte dello schermo.
e quindi a seconda della parte dello schermo che viene illuminata ci si può rendere conto del segnale che sta interessando proprio questo componente. E infatti queste valvole particolari sono state costruite proprio per andare ad aiutare la sintonizzazione delle stazioni radio. Infatti l'occhio magico viene conosciuto anche con il nome di indicatore di sintonia, perché quando si va a selezionare una determinata stazione, sì, ci si può aiutare anche con l'orecchio, però per avere anche un'indicazione visiva del perfetto centraggio della stazione, allora si faceva ricorso a questa valvola. Ovviamente non è indispensabile per il funzionamento della radio. E quindi il suo primo impiego è quello dell'indicatore di sintonia, quello che nelle radio moderne invece oggi è sostituito da un LED che, quando si illumina, vuol dire che la sintonia è perfettamente centrata sulla stazione che si desidera ricevere. E però, visto che con questa valvola si ottiene anche un effetto coreografico anche simpatico, allora questa è stata usata pure nei registratori, soprattutto i registratori quelli a nastro con le bobine, e in questo caso nei registratori la funzione dell'occhio magico è quella che oggi esplicano i cosiddetti V-meter a LED o a lancetta, perché in questo caso questa valvola si usa per indicare l'ampiezza del segnale di registrazione che si va a incidere sul nastro, in modo tale che si possa regolare il volume per evitare di avere un suono distorto. Infatti, se nella radio per centrare la stazione l'occhio magico si deve illuminare completamente, invece per quanto riguarda il registratore, se questo si illumina completamente, quindi le due strisce si vanno a chiudere, in quel caso siamo arrivati al cosiddetto livello di clipping, quindi lì abbiamo il segnale, cioè quello che registriamo poi lo riascolteremo distorto. E ci sono diversi tipi di occhi magici. Abbiamo occhi magici ad una sensibilità, a due sensibilità, eccetera. Comunque ora li vedremo un attimo meglio. Ma perché questa valvola si chiama occhio magico? Si chiama così proprio per la sua forma. Infatti, come potete osservare nell'immagine in sovraimpressione, si vede che c'è questo cerchio dove al centro ce n'è uno più piccolo e poi lateralmente c'è questa parte illuminata che si allarga e si restringe, e quindi più o meno ricorda il movimento della palpebra sull'occhio umano, e per questo è stato chiamato occhio magico. Però ce ne sono anche di diverse varianti. Comunque ora andiamo a vedere proprio un articolo che è stato scritto sulla rivista Sistema Pratico, che spiega molto bene come è fatto e come funziona questo tipo di valvola. Ecco, questo è proprio l'articolo, e comunque lo lascerò poi in descrizione da poter scaricare per chi lo volesse. E qui già possiamo vedere alcune varietà di occhio magico. E quindi abbiamo in questa parte la rappresentazione di quello che vediamo quando lo accendiamo,
Infatti qui abbiamo un solo settore, anche qua ci sono due settori, però uno più ampio e uno più piccolo. Infatti già c'è una differenza tra questo e quest'altro. Poi ne abbiamo di altri tipi. Ecco, per esempio, qui abbiamo questo, il DM70, e questo è il più semplice, ed è questo è il tipo che quando, a seconda di come viene comandato, fa variare la lunghezza di una barra luminosa. Quindi, più questa aumenta di lunghezza, più il segnale di comando è forte. Qui invece abbiamo quest'altro tipo di pattern. Oppure c'è anche questo o quest'altro. E allora entriamo un attimo più nel merito e vediamo com'è fatto. E sostanzialmente l'occhio magico è costituito da una parte che è un triodo in piena regola, quindi una valvola senza nessuna differenza da tutte le altre, e poi c'ha anche qualche elettrodo in più. Infatti c'è un'altra placca che è quella poi che corrisponde allo schermo ricoperto dai fosfori, e in più c'è anche la placca di deflessione. E quindi in questo caso la placca di deflessione non fa altro che deviare il percorso dei raggi catodici e convogliarlo sullo schermo ricoperto di fosfori. Poi qua, per esempio, questo che è l'EM4, vediamo che è un po' particolare, perché qui, vabbè, abbiamo il filamento, il catodo, fin qui tutto normale. Questa parte è la sezione del triodo che amplifica, però qui ce ne sarebbe un altro. Infatti questo è l'occhio magico cosiddetto a due sensibilità. Questo perché in alcune radio, a seconda di dove veniva posizionato, e poi a seconda anche del tipo di stazione che doveva indicare se era della gamma M o FM, perché per quanto riguarda la gamma FM, i rivelatori sono di due tipi, a rapporto e col discriminatore. Allora, in questo caso, tornava utile l'occhio magico a doppia sensibilità, perché per una gamma ci voleva una certa sensibilità, mentre per l'altra gamma, la FM, allora si sfruttava l'altra placca, e sono questi due. E poi c'è sempre la placca di deviazione. E qua c'è il resto della griglia che continua, e quindi andando a polarizzare opportunamente questa valvola, tranquillamente questo era quello che si otteneva. Poi, vabbè, ce ne sono tante altre, e per esempio qua ne abbiamo, ecco, tipo questo qua. Invece è a una sola sensibilità, e qui abbiamo questa placca. Poi qua c'è la placchetta deviatrice, e c'è anche questa è un'altra griglia che fa capo a quest'altra placca, e quindi otteniamo questo tipo di figura. Ovviamente la sezione iniziale del triodo serve per andare ad amplificare il segnale in maniera tale da poter pilotare questa valvola per far vedere sullo schermo proprio questo tipo di disegno. E quindi per utilizzare questa valvola, per una prima parte si deve polarizzare come si polarizza una normale valvola preamplificatrice, e dopodiché invece la parte dello schermo va polarizzata sempre seguendo il datasheet del componente, in maniera tale che poi questo fascio di elettroni venga direzionato con l'energia giusta per
per andare a illuminare lo schermo. Poi, andando avanti, ecco qua abbiamo un primo esempio di utilizzo. Praticamente qua questo è stato messo dopo la seconda media frequenza, quindi dopo il secondo trasformatore di media frequenza, ed eccolo qua. E poi qua abbiamo anche un altro tipo di schema, questo. E poi, per esempio, qua invece si trova nello stadio di rivelazione a modulazione di frequenza, ed ecco che qui abbiamo posizionato l'occhio magico. E mentre qua siamo sempre allo stadio di media frequenza, cioè tra la media frequenza e lo stadio rivelatore, perché questi erano i due punti dove si andava a posizionare l'occhio magico, o tra la media frequenza e lo stadio di rivelazione, oppure dopo lo stadio di rivelazione. Ecco, qua invece c'è l'applicazione dell'occhio magico, ma in una radio che può funzionare per ricevere modulazione AM e modulazione FM, quindi modulazione di ampiezza e di frequenza. Per quanto riguarda la M, è stato piazzato sullo stadio rivelatore, mentre per quanto riguarda la modulazione di frequenza, anche qua è stato messo pure sullo stadio rivelatore. E ovviamente qua abbiamo questo commutatore che permette di collegare la griglia controllo, questa qui dell'occhio magico, o per la gamma M o per la gamma FM. E poi ovviamente qui l'articolo continua, ecco che qua vediamo un esploso, anzi non esploso, il disegno interno della valvola. E infatti qua abbiamo questo schermo che è a forma di cono, e questo è ricoperto di fosfori, e poi qui c'è tutta la sezione della valvola, che generalmente è un normalissimo triodo. Oppure c'è qua quest'altra versione con questo schermo fluorescente, e poi qui sotto invece c'è la parte della valvola, e in più c'è un altro schermo, questa volta non è ricoperto di nessun tipo di materiale, ma serve per coprire il catodo in maniera tale che noi vediamo solo la luce dello schermo quando viene colpito dal fascio di elettroni, altrimenti vedremo pure la luce del fascio di elettroni. È per questo motivo che c'è questa copertura. E quindi qua l'articolo continua, qua parla anche dell'utilizzo dell'occhio magico nei registratori, e per esempio ecco qua abbiamo uno schema applicativo. Questo è l'occhio magico, e qua si può vedere la placca tramite la sua resistenza di limitazione, arriva alla parte di alta tensione, mentre la placca di deflessione è connessa direttamente all'alta tensione, mentre la griglia controllo è connessa a questo circuito, dove in questo caso si preleva il segnale di bassa frequenza. In questo caso, tramite questo diodo, andiamo a prendere le semionde negative, e poi qua con questo potenziometro andiamo a dosare il livello di segnale ottimale per far lavorare questa valvola. Però a questo punto vediamo anche lo schema applicativo di un circuito che comunemente si trova su eBay. Infatti quello che avete visto all'inizio del video è proprio un circuito stampato che tranquillamente viene venduto su eBay, e vi posso lasciare pure il link per chi lo volesse vedere meglio o lo volesse anche acquistare. È un kit che contiene tutti i componenti, circuito stampato, valvola e resistenze e condensatori che servono. L'unica cosa
si deve fornire la tensione per i filamenti, per il filamento e anche la tensione anodica, quella deve essere fornita esternamente. Nel kit non è compreso nessun tipo di alimentatore. E allora andiamo a vedere lo schema applicativo di quest'altro tipo di occhio magico. Ecco, qui potete vedere proprio lo schema applicativo. Infatti abbiamo qua il terminale HV alta tensione, questo è il terminale di riferimento, e qua viene applicata la tensione per alimentare il filamento. E da come si vede, l'alimentazione del filamento è completamente isolata dal resto dell'alimentazione del circuito. E questa è una buona cosa. Però lo stesso, quando si maneggia questo circuito, bisogna stare molto attenti, perché va bene che il filamento è alimentato in maniera completamente separata, però qui abbiamo il riferimento di massa che è comune al segnale audio e anche all'alta tensione. Quindi sì, qui possiamo applicare tranquillamente il segnale audio prelevato da un'apparecchiatura, però dobbiamo stare attenti a non toccare nessuna parte del circuito perché abbiamo sempre presente una tensione che per far funzionare questa valvola, che è proprio l'occhio magico in modo ottimale, deve essere intorno ai 250 volt, e qui sono 250 volt continui pure, e quindi ci vuole molta cautela nel maneggiare questo circuito. E se si devono fare determinate operazioni, è bene prima togliere l'alimentazione, soprattutto quella contrassegnata con HV, e poi si fanno le operazioni che necessitano. E allora, questo circuito non è per niente complicato, perché se noi lo andiamo a dividere in sezioni, tranquillamente riusciamo a capire il funzionamento. Questa parte qua, che sto tracciando qui con il mouse, è la parte di amplificazione del segnale, perché giustamente, non sapendo quale possa essere il tipo di sorgente, allora abbiamo questa prima preamplificazione fatta con un transistor bipolare ed è un normale stadio amplificatore a emettitore comune. E comunque ci sarà modo poi di parlare per come si deve del transistor, ma questo nella sezione elettronica per tutti. All'ingresso abbiamo questo potenziometro perché serve per dosare la quantità di segnale che arriva alla base di questo transistor, e qua vediamo questo condensatore che ci deve essere necessariamente perché giustamente si deve disaccoppiare la parte di polarizzazione di questo transistor dal segnale di bassa frequenza che abbiamo in ingresso. Quindi ecco qua spiegato perché ci vuole questo condensatore. Poi seguiamo l'andamento del segnale. Allora, dal collettore viene prelevato, il collettore è questo punto qua, viene prelevato il segnale da applicare alla griglia controllo dell'occhio magico, che è proprio questa, e l'occhio magico in questo caso è il 6,2, ma va bene anche le M84, addirittura anche le M87 sono equivalenti, quindi queste tre valvole sono intercambiabili fra loro, hanno la stessa piedinatura e caratteristiche simili. E qua vediamo questo complesso di due diodi. E questi due diodi sono stati inseriti proprio per togliere le semionde positive e lasciar passare le semionde negative, perché la griglia deve essere comandata in questa maniera. E allora ecco qua questa parte di raddrizzatore, e poi qui abbiamo la resistenza e il condensatore che servono per polarizzare l'occhio magico. In questo caso qua abbiamo questa resistenza da 1 megaohm.
E poi, per quanto riguarda l'alimentazione dell'occhio magico, ecco qua c'è la placca, quella del triodo, che tramite queste resistenze è connessa all'alta tensione, e anche qua c'è un altro trimmer che serve per regolare la corrente di riposo. Praticamente, regolando questa corrente, noi andiamo a variare l'ampiezza delle strisce verdi quando in ingresso non c'è applicato alcun segnale. In questo caso, quando non c'è applicato alcun segnale, le strisce devono essere completamente chiuse, cioè non chiuse, allontanate, devono essere distanti fra loro. Dovremmo vedere solo due semplici tratti verdi e basta. Poi, man mano che qui il segnale applicato comincia a diventare di intensità notevole, allora in questo caso si forma una si formano due barre che vanno sempre a incontrarsi. E poi qua abbiamo la placca di deflessione che è connessa direttamente all'alta tensione, e poi quest'altra placca pure che è stata unita con questa qui. E quindi qua c'è quest'altra griglia detta griglia catodica, ma qua è già collegata internamente e non va toccata. E dopodiché, in base al segnale che arriva qua, allora viene ulteriormente amplificato e poi si comanda la parte che devia il fascio di elettroni sullo schermo che è coperto, ricoperto dai fosfori. Però qui abbiamo questo stadio amplificatore, e come lo alimentiamo? 250 volt non glieli possiamo applicare, neanche li regge qui il transistor. E allora ecco che c'è questa parte qua, che è un normalissimo alimentatore a diodo Zener. Infatti qui entrano i 250 volt, qua abbiamo queste due resistenze che esercitano una certa catena di tensione, e qui c'è quest'altro condensatore, e questo fa da filtro, e per stabilizzare la tensione di alimentazione di questo transistor abbiamo questo diodo Zener da 30 volt. Quindi in questo caso la parte del circuito preamplificatore, questa è alimentata a 30 volt, proprio perché qua è stato piazzato questo diodo Zener. E quindi questo è lo stadio di alimentazione per questa parte che serve per preamplificare il segnale di ingresso. E quindi ora, dopo aver visto tutta la teoria che c'è dietro, allora andiamo ad applicare un segnale a questo circuito, e ora lo vediamo pure dal vivo come è fatto, e quindi vediamo proprio il comportamento. Thank you.
dopo aver visto come è costituito l'occhio magico e come si utilizza e tutto quello che serve al contorno per farlo funzionare. E con questo io vi rinnovo ancora gli auguri di Buon Natale e anche di un felice anno nuovo, e quindi ora la pubblicazione dei video viene sospesa e ci rivediamo nel 2023 dopo l'Epifania.